Tango. Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con i titoli. Allora, la differenza di genere nell'incidenza del coronavirus dipende dalle caratteristiche genetiche e ormonali di maschi e di femmine, quanto sostiene il professor Carlo Foresta di Padova. La diversa costituzione dei cromosomi sessuali XX per le donne e XY per gli uomini può determinare una predisposizione del maschio a sviluppare forme più severe dell'infezione. Inoltre, gli ormoni maschili come il testosterone, secondo Foresta, facilitano l'estensione dell'infezione e quindi lo svilupparsi di manifestazioni cliniche più gravi. Luca De Toni, ricercatore dell'Università di Padova, ha proposto varie ipotesi di trattamento genere specifico, analizzando le molecole androgeniche già utilizzate per il trattamento del tumore alla prostata. C'è una possibilità di un farmaco che è ancora in sperimentazione, il camostat mesilato, che agisce bloccando il meccanismo d'ingresso del virus con la possibile riduzione della capacità infettante. Nonostante le limitazioni dovute alle procedure di sicurezza, non si fermano i concorsi in comune a Padova. In seguito ad una modifica del regolamento dei concorsi che ha introdotto sia le prove orali che quelle telematiche, sia la possibilità per le commissioni di fare anche altre riunioni sempre in via telematica, si sono svolte oggi con successo due procedure di incarico di alta specializzazione all'avvocatura civica con le nuove modalità e regole. Abbiamo voluto fare in modo che le modalità di selezione potessero continuare a svolgersi in tutta sicurezza, così ha sottolineato l'assessora alle risorse umane Francesca Benciolini. Pubblicato in anteprima il messaggio del presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, sul 1° maggio. I temi toccati da Bui sono il prossimo decreto nella fase 2 in vigore, lo ricordiamo, dal 4 di maggio, quindi da lunedì prossimo. Vediamo. Buon 1° maggio a tutti i padovani. Un 1° maggio che dovrebbe coincidere con l'inizio della fase 2, quello della ripartenza, la speranza, il desiderio di tanti imprenditori, famiglie e lavoratori. Consentitemi innanzitutto un ringraziamento a tutti coloro che in questo periodo di emergenza hanno continuato a prestare la loro opera in trincea, instancabilmente, dai medici, ai sanitari, agli operatori, al personale che ha lavorato nei supermercati e in tutto il settore della logistica e dei trasporti, nonché ai grandiosi volontari della Protezione Civile e ai colleghi sindaci e amministratori dei 102 comuni della provincia di Padova. Ma c'è un settore, chiamiamolo così, che attraversa tutte queste categorie. È presente ovunque. Il settore delle donne e delle mamme che lavorano. Una parte consistente di loro, la grande maggioranza, si sta chiedendo se il 4 maggio o quando sarà potrà tornare al lavoro e come riuscirà a farlo con le scuole chiuse, gli asili, i nidi e pure il lockdown dell'assistenza ai bambini. Per migliaia di loro le dimissioni potrebbero diventare una scelta obbligatoria, così come il ritorno al ruolo esclusivo della casalinga. È urgente pensare a dirottare risorse in questa direzione per non rischiare di compiere un passo indietro davvero irrimediabile. Non possiamo permettercelo. Se la nostra regione e provincia sono stati esempi in questa emergenza sanitaria, dobbiamo continuare ad esserlo per le nuove sfide in cui Padova e il suo territorio saranno chiamate anche per il rilancio economico. Ora serve che nel rispetto della salute e della sicurezza le aziende possano tornare a produrre, altrimenti ne va della sopravvivenza della nostra stessa economia. Sono 32.000 le imprese padovane pronte a riaprire i battenti, per un totale di 112.000 lavoratori.
Non dimentichiamo che solo la nostra provincia produce circa 32 miliardi di prodotto interno lordo l'anno. Sostanzialmente ogni singolo giorno a Padova vale 86 milioni di euro di prodotto interno lordo, ma il contagio del virus nel mondo del lavoro prosegue con un ritmo dei 6.000 dipendenti persi alla settimana. Sono 32.000 le imprese padovane pronte a riaprire i battenti per un totale di 112.000 lavoratori. Sostanzialmente ogni singolo giorno a Padova vale 87,86 milioni di euro di prodotto interno lordo, ma il contagio del virus nel mondo del lavoro prosegue con un ritmo di circa 6.000 dipendenti persi ogni settimana. A quasi due mesi dal 23 febbraio scorso, con l'introduzione delle prime misure restrittive, Veneto Lavoro certifica una perdita di posti in Veneto pari a circa 50.000 tra mancate assunzioni e diminuzione diretta delle posizioni. La crisi da Covid-19 porterà in Veneto una perdita di PIL pari a 4 miliardi per ogni settimana di chiusura nel primo semestre, quasi 2 miliardi e mezzo per ogni settimana di chiusura nei territori di Padova, Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo, a trazione manifatturiera. Vediamo. A quasi due mesi dal 23 febbraio, con l'introduzione delle prime misure restrittive, Veneto Lavoro certifica la perdita dei posti di lavoro in Veneto pari a circa 50.000 tra mancate assunzioni e diminuzione effettiva delle posizioni. La metà è imputabile al settore del turismo. L'azione di contrasto a questa situazione non può essere la quantità di contributi economici erogati, ma la capacità di interpretare lo sviluppo del territorio. Alla base del rilancio del nostro Paese deve esserci un grande piano di investimenti a favore dei comuni e delle province per dare attuazione alle opere viarie, alla rete di trasporto locale e a tutte quelle eterne incompiute che da troppo tempo minano la competitività del nostro sistema. Viabilità, edilizia scolastica, cantieri aperti. Le province sono pronte a fare la loro parte se il governo ascolterà le nostre richieste. Siamo pronti a far partire in tempi brevissimi numerosi cantieri, dando immediato aiuto alle imprese oggi in grande difficoltà. Come Unione delle Province Italiane abbiamo avanzato la richiesta della costituzione di un fondo di 1 miliardo per il 2020 e il 2021 per gli investimenti in opere di manutenzione straordinaria su strade e infrastrutture viarie provinciali, strade, ponti, gallerie, viadotti, ma anche per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle scuole superiori. Serve un'accelerazione decisa e una semplificazione delle procedure per avviare il prima possibile cantieri e opere pubbliche che possano sostenere il nostro territorio nell'immediato, dando respiro all'economia locale. Si devono mettere le aziende nelle condizioni di lavorare ed essere produttive, snellendo la burocrazia ed introducendo incentivi per riportare in Italia le produzioni delocalizzate all'estero. La crisi del Covid-19 porterà in Veneto una perdita di PIL di 4 miliardi per ogni settimana di chiusura nel primo semestre, quasi 2 miliardi e mezzo per ogni settimana di chiusura solo nei territori di Padova, Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo, a trazione manifatturiera. Se l'economia non ripartirà velocemente, molte nostre imprese, soprattutto piccole e medie, potrebbero non riaprire più, perché restare fermi per 2 o 3 mesi significa uscire dalle catene delle forniture e quindi dal mercato. L'unico tema che va affrontato con grande responsabilità è quello del rispetto dei requisiti di sicurezza in azienda. Ma ogni giorno perso nella ripartenza incide sull'occupazione, sulla perdita di quote di mercato e genera tensioni sociali inimmaginabili.
Ciò non toglie che gli italiani, per quanto timorosi del futuro che li aspetta, abbiano desiderio di rinascita, di rimboccarsi le maniche e di lasciarsi alle spalle questo brutto periodo per realizzare un nuovo miracolo italiano. Mettiamo da parte le polemiche sterili. Abbiamo davanti un anno duro in cui serve grande impegno e responsabilità. Il mio è un appello a una politica diversa, da parte di ogni schieramento e qualsiasi colore. Ora più che mai serve unità, serve andare avanti assieme. Ripartiamo, ripartiamo in sicurezza, ma ripartiamo. Buon primo maggio a tutti. Tempo di lauree per il Conservatorio Pollini di Padova nei giorni scorsi per la prima volta nella storia e tra i primi conservatori in Italia. La Scuola di Musica di grado universitario padovana ha conferito il titolo nei giorni scorsi attraverso le modalità online a tre studenti del triennio accademico. Si tratta di Alfredo Carbonari con una tesi sullo studio del riverbero, l'effetto che altera la percezione del suono e aiuta a determinare le caratteristiche dell'ambiente. Francesco Ganis con una tesi premiata con la lode sul design dei suoni per veicoli a guida autonoma e Alvise Well con una tesi che ha raccolto l'esperienza nella sezione dei video musicali della NPR, National Public Radio, organizzazione con sede a Washington che comprende circa 1.000 stazioni radio statunitense. Notevole lo schieramento dei mezzi e persone per la corretta riuscita di questa discussione. Necessità di riprendere il lavoro nel settore manifatturiero, una condivisione per un futuro diverso, ma necessariamente focalizzato sulla sicurezza, un tema centrale esposto nella dichiarazione auspicata al prossimo 4 maggio anche dal vicepresidente di Confimi Industria, Flavio Lorenzin. Vediamo. Parlare del futuro, fare previsioni sul futuro della nostra economia, soprattutto nel breve, oggi è operazione sicuramente molto ardua, molto difficile da fare. Quello che stiamo vivendo è la situazione peggiore in cui possono, diciamo, muoversi le imprese e le attività produttive, no? Che è l'incertezza, perché l'incertezza è il fattore più limitante per noi imprenditori e per il mondo dell'economia in generale. Però credo che in questo sia il momento più importante, il momento fondamentale per riprendere fiducia nel futuro. Dobbiamo comunque guardare al futuro. La cosa certa è che ne usciremo. Su questo credo non ci siano dubbi e non possiamo nemmeno permetterci di pensare qualcosa di diverso, per cui dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo essere propositivi. Come imprenditori, in primis, ma anche come associazioni di categoria, noi dobbiamo essere in prima linea per supportare e aiutare le nostre imprese a uscire prima di tutto da questa situazione di incertezza. Dall'altra parte, essere proattivi con il sistema pubblico, con chi ci governa, con chi gestisce la nostra nazione, il nostro mondo, per fare in modo che anche loro possano darci una mano e capire quali sono le necessità. Abbiamo estremamente bisogno di ripartire, abbiamo bisogno di ripartire sicuramente in sicurezza, perché non possiamo permetterci che si ripeta le situazioni che abbiamo vissuto nell'ultimo mese e mezzo, però dobbiamo farlo con fiducia. Noi come Confimindustria siamo un'associazione di rappresentanza di aziende manifatturiere e tendiamo a lavorare in maniera sartoriale rispetto alle attività che facciamo e al supporto per le nostre imprese. Ci stiamo impegnando in tutte queste attività. Ma vorrei dire che la prima e la più importante che stiamo facendo quotidianamente è quella di tenere unito il nostro sistema manifatturiero, parlare con le nostre imprese, parlare con i nostri imprenditori perché si sentano seguiti, si sentano aiutati, supportati per condividere proprio con loro quelle che sono la visione del futuro che dovremmo avere. Sarà un futuro sicuramente diverso. Però io, per esempio, che sono titolare di un'azienda manifatturiera che ha comunque sempre lavorato in questo periodo, ho visto anche che si può lavorare in sicurezza anche convivendo con Covid-19, perché di questo stiamo parlando e questa è una convivenza che dovremmo per forza fare perché non esistono alternative o visioni diverse.
In questo tema ci stiamo muovendo proprio per collaborare, per capire. Abbiamo creato dei gruppi di acquisto per le nostre aziende associate, in modo da aiutarle a trovare anche a reperire facilmente tutti quelli che sono i dispositivi che servono e serviranno per riaprire in sicurezza. Voglio dare un messaggio sicuramente di positività, perché è di questo che abbiamo bisogno. Il mondo sarà cambiato, però non è che sia cambiato in maniera irreversibile. Sicuramente dovremo faticare per ripartire, soprattutto dovremo cercare di dare una mano a tutti quegli imprenditori e quelle categorie che sono più in difficoltà, stanno vivendo un momento di grande difficoltà, perché non dobbiamo nasconderci il fatto che ci sono intere categorie di partite IVA o di piccoli imprenditori che di fatto lavorano in proprio perché non trovavano spazio in altre realtà, non venivano assunti da altre realtà, però in ultima analisi semplicemente lavoravano come autonomi nello stesso sistema di lavoratori dipendenti, con lo stesso stipendio, con le stesse, diciamo, situazioni, per cui sono quelli che oggi veramente stanno soffrendo e sono quelli che rischiamo, non riescono nemmeno più a ripartire. E torniamo alla cronaca. Il comando di polizia locale informa di aver predisposto specifici servizi per il controllo nel rispetto delle misure di prevenzione per la diffusione dell'epidemia da Covid-19 nell'imminente weekend del 1° maggio. Saranno infatti 50 le pattuglie della polizia locale che si alterneranno nel lungo fine settimana e che avranno in oggetto in particolare il controllo dei lungargini cittadini da poco riaperti al transito di ciclisti, runner e persone che vi svolgono attività sportiva o motoria. Le pattuglie motocicliste della squadra di pronto intervento vigileranno sia la mattina che al pomeriggio su queste aree, verificando l'osservanza delle fondamentali prescrizioni poste a tutela della salute pubblica di tutti i cittadini. Ricordiamo che per effettuare singolarmente l'attività sportiva e motoria e della necessità di indossare la mascherina e i guanti o di utilizzare l'apposito igienizzante. Proseguiranno i controlli sempre della polizia locale in ambito urbano anche per la verifica delle motivazioni degli spostamenti in ambito comunale, sia per il controllo delle attività commerciali e dei principali mercati cittadini tra Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti, Prato della Valle. In forma congiunta verranno svolti anche servizi straordinari interforze con la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri su apposita disposizione del questore nella zona della stazione e delle altre piazze, nonché in quelle aree che rivestono una particolare attenzione per il mantenimento della sicurezza stradale. 672 panini farciti con la carne di 4 tacchini e 10 kg di formaggio, ma anche 50 kg di riso e un dolce da ben 35 kg. Sono i numeri da record della seconda puntata dei cuochi e dei ristoratori del gruppo hashtag Padova non si ferma alle cucine economiche popolari gestite proprio dalla Caritas in via Nicolò Tomaseo e che sfameranno tra domani 1 maggio e sabato 2 maggio 600 persone tra i bisognosi, seguiti proprio da Suor Albina. Questa mattina una conferenza stampa. Vediamo. Per quanto riguarda la mia persona, all'inizio ho iniziato aiutando Padova Non Si Ferma con le consegne. Ho fatto circa 10-12 giorni, tutti i giorni le consegne, dopodiché ho dovuto prendere in mano la situazione e cominciare poi il delivery nel mio negozio e dunque il tempo ne avevo meno, però ho sopperito, diciamo, con la mancanza delle consegne con dolci. Abbiamo fatto i dolci per gli ospedali, per gli operatori dell'ospedale, appunto. Poi abbiamo fatto dolci per Casa Priscilla, abbiamo fatto dei dolci per la Casa dell'Arcella che si parlava prima con Antonio. Finché arriviamo a dopodomani, dove faremo i dolci assieme a Luca delle Sablon e Luca Scandaletti, e 400 porzioni di torta ai due cioccolati. E non ci era stato chiesto niente, potevamo fare anche dei dolci più semplici, meno costosi, però volevamo fosse una cosa importante, dunque abbiamo pensato di deliziarli con una mousse e due cioccolati che piace un po' a tutti, ecco, senza badare alle spese, senza badare a quello che era tutto il resto.
Il 2 maggio saremo ancora una volta con la stessa squadra composta da Stefano Agostini del 1994, Pino delle Nottavolo da Pino, Andrea Valentinetti e io Luca Tomasicchio di Tola Rasa, per fornire i pasti alle cucine popolari vicino alla stazione. Il menù sarà composto da una lasagna vegetariana, quindi un bis di primi con il risotto, manzo e zucchine e un patate con il merluzzo in umido. I dolci saranno forniti dalla pasticceria Le Sablon e da Racca. Direi che il giro l'abbiamo fatto sempre con la speranza di offrire un gesto di solidarietà a chi ha più bisogno in questo periodo. Cominciare con dei ringraziamenti soprattutto ai nostri collaboratori che sono anche loro in prima linea e hanno dimostrato una grande passione e un grande anche sacrificio in questo periodo e tanta pazienza insieme anche ai nostri clienti che le prime settimane sono state difficili veramente per tutti e anche per i nostri fornitori, perché grazie a loro la merce è sempre sugli scaffali e la merce è quella che possiamo donare questo fine settimana, come abbiamo fatto anche il fine settimana di Pasqua, a tutte queste persone e alle cucine popolari e aiutare queste persone in difficoltà in questi momenti difficili a poter gioire anche di potersi sedere ed avere un pasto caldo. Sono tempi difficili, ma come si dice, il bene non si ferma, la solidarietà continua e questa è una dimostrazione importante da tante persone, anche da Aspia e da Despar. Dal 21 febbraio ad oggi, considerando anche i privati accreditati, sono stati registrati 49.800 prestazioni non però erogate. Solo quelle con prenotazione entro 30 giorni sono state 8.200. L'ha reso noto oggi Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Euganea di Padova, nel corso di un incontro con la stampa sulle prospettive della fase 2 del prossimo 4 maggio. Verrà sperimentato per la prima volta su alcuni vaporetti in quel di Venezia un servizio di prenotazione via app per i viaggiatori, in particolare i pendolari che utilizzano i mezzi acquei. Lo annuncia l'azienda di trasporto ACTV che in vista della fase 2 da lunedì prossimo rinforzerà le proprie corse sia dei mezzi acquei che dei bus urbani con misure per il distanziamento dei passeggeri. La prenotazione riguarderà corse aggiuntive inserite nell'esercizio di navigazione nell'orario pendolare mattutino tra i terminal di Piazzale Roma e le fermate di Rialto, Ferrovia Fondamente Nuova e Ospedale e Lido. Vediamo alla cronaca del Friuli Venezia Giulia. La tutela del lavoro è una premessa irrinunciabile della libertà individuale e collettiva, indispensabile per l'autonomia delle persone e per la loro partecipazione alla crescita e allo sviluppo della comunità regionale. Così il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che ribadisce in occasione della festa del 1° maggio l'impegno delle istituzioni per il diritto al lavoro riconosciuto come principio fondamentale della dignità e della libertà della persona dalla Costituzione italiana. 3,5 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per incentivi alle imprese legati all'assunzione di disoccupati con contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato per fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19. È quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla formazione e al lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolenne. Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati e la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio in rapporti a tempo indeterminato per persone residenti in Friuli Venezia Giulia per almeno 5 anni. Abbiamo scelto di allargare le maglie del provvedimento anche per assunzioni a tempo determinato legate alla stagionalità e connesse ai settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19. È indispensabile che il Comune di Udine attui tutti gli strumenti per affrontare le fasi 2 e 3 della pandemia da Covid, per dare sollievo e nuovo impulso alle attività così provate dall'emergenza. A dirlo è Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine, che ha incontrato insieme ai rappresentanti delle altre categorie il sindaco Pietro Fontanini e una parte della sua giunta. La Confesercenti di Udine avanza quindi 4 proposte. Vediamole: azzeramento dal mese di marzo e fino al 31
31 dicembre 2020 del pagamento della COSAP. Dare la possibilità di allestire nuovi spazi esterni per i negozianti e gli esercenti interessati, aumentando già quelli esistenti del 100%. E inoltre azzeramento dal mese di marzo fino al 31 dicembre 2020 del pagamento della Tari per tutte le attività produttive. Inoltre, posizionare sempre a spese del comune all'esterno dei pubblici esercizi dei totem per la distribuzione di detergenti adeguati, guanti e mascherine gratuite. Una lettera a tutti i parlamentari del Friuli Venezia Giulia affinché si facciano portavoce delle istanze di parrucchieri ed estetiste presso il governo per cambiare il calendario di riavvio delle attività ora previsto per il 1° giugno prossimo e l'azione con cui Confartigianato Friuli Venezia Giulia ha deciso di supportare la petizione che, promossa già lunedì 27 aprile in poche ore, ha raggiunto la quota di 4.000 adesioni. A rivolgersi direttamente ai parlamentari sono le 3.270 imprese artigiane tra ed estetiste attive in tutto il Friuli Venezia Giulia, che qui afferiscono 5.897 addetti e ben 2.413 dipendenti. Riparte il premio letterario Caterina Percotto, promosso dal comune di Manzano, in provincia di Udine, assessorato alla cultura, un contest che approda al traguardo dell'ottava edizione, quest'anno ispirata da un breve estratto dalle novelle scelte pubblicate nel 1980, La noia, questa bava schifosa, questo frigido serpente che paralizza tutti i moti del cuore. Il premio letterario Caterina Percotto è rivolto ad un duplice target di partecipanti, gli adulti e gli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado e delle scuole secondarie. Sentiamo Silvia Parmiani, assessore alla cultura del comune di Manzano. Un cordiale saluto a tutti. Come assessore alla cultura del comune di Manzano ho l'onore di introdurre il premio letterario Caterina Percotto, premio di portata nazionale che quest'anno giunge alla sua ottava edizione. Un'edizione, quella del 2020, che riservava obiettivi e progetti ambiziosi, ma che purtroppo abbiamo dovuto rivedere e riadattare alla situazione emergenziale che stiamo attraversando e sulla quale, come giusto che sia, abbiamo riservato la massima priorità, attenzione ed energia. Sarà quindi un'edizione speciale quella di quest'anno. In fondo però, come lo era la nostra Caterina Percotto, scrittrice e poetessa nata a Soleschiano di San Lorenzo, frazione del comune di Manzano. L'hanno infatti definita una nobile friulana dalla grande sensibilità umana, sensibilità che ha portato la Percotto ad essere una donna di grande attualità, perché allora ha affrontato senza timore tematiche importanti che ancora oggi risultano essere ricorrenti e moderne. L'attualità infatti emerge proprio anche dall'argomento scelto dalla giuria presieduta da Elisabetta Pozzetto per l'edizione di quest'anno. Parliamo di noia, la noia che paralizza i moti del cuore. E la noia effettivamente pervade su più fronti la nostra attuale società. Ora più che mai che stiamo attraversando un periodo contraddistinto dall'isolamento e dal distanziamento sociale. È proprio in questi difficili momenti quindi che la scrittura deve essere stimolo per fuggire dalla solitudine imposta dal coronavirus, lasciando quindi spazio libero alla mente, al pensiero e al produrre un insieme di parole che fanno dei nostri racconti la narrazione della nostra essenza. Facciamo quindi sì che sia la cultura a diventare virale. Per chiudere, il compito mio, quale assessore alla cultura, è proprio quello di tutelare, preservare e tramandare i preziosi tesori culturali che la storia ha lasciato in eredità alla nostra comunità. Uno di questi tesori è proprio la concittadina Caterina Percotto, cui è dedicato questo premio, attraverso il quale quindi vogliamo rendere onore ad una grande donna che ha contraddistinto la storia della letteratura italiana.
E questa sera ritorna come di consueto il giovedì sera alle ore 21.05 il nostro appuntamento con il Tarlo, condotto in studio da Alberto Salmaso. Questa sera il tema è 1, 2, 3, liberi tutti o no? Parteciperanno Silvia Carpanese per Fratelli d'Italia, Marcello Bano, vicepresidente della provincia di Padova in rappresentanza della Lega, Roberto Ferrara di Forza Italia, Flavio Pintone del Movimento 5 Stelle, Enrico Fiorentin di Lista Giordani e Michele Grinzato del Partito Socialista Italiano. È tutto per questa nostra edizione del giornale. Vi invito come di consueto a visitare il nostro sito www.caffetv24.it e i nostri social CaffetV24 Television e Caffè24 News. Grazie per l'attenzione.